Più che quando occupava le case, sarebbe importante sapere come riusciva tutti gli anni a portare in Vasse Marance una media di più di 200 persone senza palanche. Sono adesso quasi 84 anni e sono qui da 56, che sono qui a San Siro. I primi anni il parroco mi aveva messo ad occuparmi dei ragazzi e dei giovani, logicamente essendo giovane anch'io, come succedeva facilmente, mi ha messo ad occuparmi di loro. Il catechismo, apre pure se, scusa. E gli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Don Luigi, come va? È un po' che avevo piacere di vederla. Come sta? Mi Non sto bene. ho portato l'immaginetta. Che No, ma tienila, sono tienila, stata a Roma scusami. a chiedere una grazia. E che mi prendono almeno a lavorare, che Dio mi aiuti, la Prova, prova a Madonna. chiederglielo, io non ho nessuna. Perché vedi, ho la bolletta che non so come pagarmela, 24 euro. Don Luigi, questo lavoro mi arriverà. Ho Non lo so, 51 anni. non Ho lo so, non lo so. avuto la casa alluvionata, don, glielo giuro. Non c'ho riscaldamento. Non c'ho niente, don. Mi manca la stufa. Ormai sono tutti così, c'è pieno di gente in situazione così, guarda, tutto quello che ho, di più Don, non posso, di più non io guarda, posso. che Dio ti ringrazia. Ciao, ti saluto, Salve, arrivederci, don, se prego, grazie. ciao, ciao. Grazie. È diventata una valanga di gente che chiede e chiede di tutto. E per più di 50 anni sono andato tutti gli anni a benedire tutte le case, tutte le famiglie. Dicevo, se non siete cattolici, non preoccupatevi, no, non vengo per forza a darvi la benedizione, volevo salutarvi, conoscervi. Se permettete, vi scrivo anche così so che ci siete e se domani avete bisogno potete venire, sapete che vi conosco perché l'utilità del censimento era anche che sapendo chi erano, se uno veniva poi a chiedere aiuto, io sapevo chi era, da dove veniva, perché altrimenti poi ne arrivavano da tutte le parti, hanno cominciato ad arrivare anche a chiedere aiuto. E chiaramente se sono conosciuti si cercava di più di stabilire un rapporto. Ciao Don, buongiorno. Buongiorno. C'è qualcosina per mangiare, comprare roba? Penso tiro il volo o qualcosa. Posso prendere un po' di olio, no? Le cose cartagine, grazie, no? Ultimamente io ho debiti così con la gente, non ho mai avuto. Cosa mi faccio buttare fuori? Ma non lo so, non ho mai posto di morto, di fame, padre. Hanno preso un panino con un bottile di acqua, Sono andata d'altra parte, che poi lo dico. Mi è arrivata una signora amministratrice e ha chiamato lo devono operare e togliere un polmone. Lui non si vuole operare perché piange, adesso è tutto tubato, poi quando lo operano ha detto chiama Don Luigi. Ma tuo papà è barbone. Papà, tu sei barbone. Ci sono rimasto male, allora mi sono messo a piangere un attimo. Capisco che è una bambina, magari avrà sentito dire qualcuno. Non so cosa dire, no, vado per la strada, cioè.
Non lo so. Si è trovato una mano per le altre cose perché speravo per l'affitto. Invece adesso è arrivata che c'è niente, né più l'affitto, non me ne possono più dare. Io ho detto non ci vado a fare limosina perché non ce la faccio di stare con mano così. Lei ha detto sei obbligata di stare con mano così. Io poi basta, non ho detto niente. Ma è sempre stata così tua mamma? No, si lasciava lei senza mangiare e mi dava a me. E come mai è diventata così? No, io non lo so. Guarda, c'è ancora questi qui, gli ultimi, prendi questi, poi basta, io non posso più. Grazie, Don. Ciao. Io per parecchi anni ne ho occupato delle case, andando a benedire le trovavo libere e allora cercavo, se potevo, di individuare i proprietari. A volte non si trovavano più. Allora in tanti casi l'ho aperti e ci ho messo dentro gente. Per ora l'umanità è andata avanti con zone troppo di benessere e altre situazioni disperate, restando disperate. Umanamente sarebbe da disperare. No, la certezza che il Signore c'è e che pensa a tutto e che risolve tutto, anche dove noi non vediamo. E anche quando va tutto a rovescio, per il Signore non va a rovescio. Lo vedremo quando arriviamo di là. Io ho la certezza che sarà tutto chiaro. Per adesso ci lascia a volte un po' sbattere e restare nel buio. Una volta una donna che faceva la vita, sai, dice, io ho già una certa età e quindi mi trovo a volte in difficoltà con i soldi. Succede che vado da un prete che magari mi squadra un po' e capisce un po' come sono, non mi considera nemmeno. Un altro magari che mi dà due soldini per togliermi dai piedi, l'altro che mi dice sono giovane, sei giovane, vai a lavorare. E quando vado da Don Luigi, dice credimi, tante volte non mi dà niente perché non ce n'ho, però lui mi guarda, mi ascolta, se io ho le lacrime e lui ha le lacrime con me, se sono contenta ride con me, a volte non mi dà niente proprio, ma io quando vado via sono contenta perché mi sono sentita rispettata come persona.